Dopo un periodo di appannamento sembra essersi definitivamente ritrovata la sprint ittri di Carmelo Cerri. Per lui 3 vittorie in 4 partite sulla panchina etirese. La gara contro il Siligo non è stata comunque una passeggiata. Soprattutto nel primo tempo la squadra di Mimmo Marcedu ha sfiorato più volte la rete. La prima occasione capita proprio sui piedi di Roberto Sanna, che calcia alto una punizione dal limite dell'area. La difesa di casa, orfana del febbricitante Meloni, balla parecchio e dovrà ringraziare più volte l'attento Serra. Alla prima occasione la sprint passa, bella verticalizzazione di Antonio Simula per Carassino, che viene steso in area di rigore da Vargio. Il signor Salis indica senza esitazione il dischetto del rigore e le immagini gli danno pienamente ragione. Lo stesso Carassino trasforma spiazzando Corosu. La reazione del Siligo è immediata. Dopo un rimpallo in aria ci prova ancora Sanna, ma la palla termina alta. Poco dopo, un'ingenuità della difesa di casa permette a Piu di portarsi a 2 per 2 con Serra, ma il numero 11 non riesce a mantenere la freddezza e spara addosso al portiere, sprecando una clamorosa occasione per pareggiare. Sfiorato il pericolo, la sprint torna a farsi pericolosa. Ancora una splendida verticalizzazione di Antonio Simula per Giovanni Simula, ma Corosu esce con i tempi giusti e manda in angolo. A inizio ripresa si spengono subito le velleità di rimonta del Siligo. Vargio perde palla sul pressing di Antonio Simula e lo stende appena dentro l'area di rigore. Il direttore di gara opta per il giallo, che essendo il secondo si trasforma in rosso. Siligo in 10 uomini e seconda occasione dal dischetto per Carassino, che cambia angolo e non sbaglia, 2-0. Per il Siligo adesso si fa dura e lo sguardo di Marcedu ne è una conferma, mentre Cerri toglie un difensore, Mario Ruiu, e fa entrare un attaccante, Gian Maria Dore. Ma prima di assistere alle inevitabili praterie che si apriranno nel centrocampo del Siligo, Maccioni, entrato all'inizio del secondo tempo, sfiora la rete con questo spettacolare pallonetto che termina di poco a lato. A questo punto della gara sale in cattedra Gardino. Il numero 11 serve prima una bella palla a Dore, che spreca così. Poi, in azione solitaria, salta 2 avversari, ma il suo sinistro sbatte sul palo e termina fuori. Poi, al 75esimo, riceve da Carassino, controlla perfettamente la sfera, salta addirittura Corosu, ma porta vuota manda a lato. All'80esimo il Siligo ci prova con Viridis, ma Serra è attento e spedisce in angolo. All'83esimo arriva il 3-0. Corso scatta sul filo del fuorigioco, salta Corosu e mette al centro un pallone che Dore deve solo spingere in rete. Sprintiti ribatte Siligo 3-0.